Oggi recensiremo questo Ring Light dotato di due supporti sia per smartphone che per fotocamera. Dopo la sigla, la recensione. Allora, è il momento di fare prima un po' l'unboxing. All'interno troviamo il LED a forma di cerchio, il supporto per lo smartphone, un altro supporto, le varie viti, poi abbiamo il cavalletto e basta. Montiamolo. Allora, è facile. Si apre qui, così, così e così, e possiamo allungarlo. Vedete? Allora, eccola qui montata. Ovviamente chiudete le clip e si blocca. Non fate come me, che ci ho rimesso quasi un dito. Questo serve per avvitare il supporto. Diciamo così, ecco, qui è possibile aprirla facilmente. Possiamo bloccare la base del treppiede attraverso questa vite qui. Chiudiamo anche qui. Ok, allora, il supporto è montato e sembra anche abbastanza resistente. Tra l'altro il LED ha anche il telecomando, le istruzioni. Allora, montiamo il LED qui, basta semplicemente avvitare. Questo è il supporto che si monta vicino al treppiede. Vedete, ha una sorta di molletta e va agganciato in questo modo. Poi basta semplicemente agganciarlo ed eccolo qui. È possibile montare altri supporti nella parte superiore. Come avete visto, a varie modalità. Con questo è possibile avviare la registrazione collegandolo tramite il Bluetooth. Su questo ring light ad anello possiamo scegliere tre colori: bianco freddo, bianco caldo, giallo caldo. Inoltre sono disponibili 10 livelli di luminosità, ottimo per rendere più uniforme la distribuzione della luce. La luce ad anello ha un angolo di illuminazione fino a 120 gradi. I supporti sono compatibili sia per lo smartphone ma anche per le fotocamere. Ovviamente non solo è ottimo per realizzare video sui social, ma anche per gli scatti fotografici. E credo anche che il prezzo sia ottimo per tutti gli accessori che troviamo nella confezione. Adatto sicuramente a chi vuole iniziare a pubblicare i propri video sia in orizzontale che in verticale sui social. Un'ultima cosa, l'alimentazione avviene tramite il cavo USB che state vedendo in questo momento, che potete sia collegare a un computer o a un semplice alimentatore, come quello del vostro smartphone, mentre per cambiare la modalità di illuminazione troviamo il telecomando sempre vicino al cavo USB. Ok ragazzi, questo è il ring light che vi consiglio. Per chi è interessato, come al solito trovate il link sotto al video. Se avete apprezzato questo video, non dimenticate di lasciare un like, e per non perdervi il prossimo video non dimenticatevi di iscrivervi. Non mi resta che salutarvi e ci vediamo al prossimo video su YouTube. Ciao a tutti!